Amici di canalecaccia.tv, siamo ad IVA, siamo all'interno dello stand Contessa, siamo con Andrea Contessa. Il vostro nome, come dire, ormai è diventato quasi un cult nel settore degli attacchi, degli anelli e quant'altro. Fortunatamente. Dalla prima volta che ci siamo conosciuti, siete cresciuti veramente parecchio, ma vedo che crescete sempre più, sì. Anche in innovazione. Abbiamo come da quando siamo nati questo modello che permette praticamente di montare e smontare l'ottica senza perdere taratura, ottica come può essere un punto rosso, come può essere un'altra cosa. E abbiamo aggiunto però in queste ultime settimane il modello che nasce per visore notturno. Praticamente questo modello ha due anelli alloggiati più indietro, arretrati, in modo da poter usufruire del visore, perché per utilizzare il visore bisogna appoggiare l'occhio contro per non far filtrare luce. Siete, come si suol dire, sul pezzo, perché ormai i visori notturni stanno... È un mercato che si sta aprendo. È un mercato che si sta aprendo moltissimo, non solo, ma l'elettronica che sta entrando anche in questo settore è veramente dirompente. È vero. Bene, qualcuno dice che sostituiranno le ottiche classiche. Questo non lo so, perché sarà da vedere. Chiaramente hanno delle funzioni che vanno ad integrare una gamma importante, e voi lì tac, immediatamente avete aggiornato praticamente esatto, il sistema. Abbiamo modificato un po' quello che era la nostra base del nostro attacco, facendolo appositamente per visore, e abbiamo fatto più di un modello, perché abbiamo un modello per questo che è un Yukon Photon, ne abbiamo per il Dedal, ce l'abbiamo per il Pulsar, e l'abbiamo per l'ATN, e questi tutti mi questi manca ArmaSight. Ce l'abbiamo anche per Arma. Oh, bene, allora vedo che l'abbiamo completata la gamma. Tutti questi modelli sono disponibili con tre tipologie, che la prima è la coda di rondine classica, okay. La seconda è la guida Picatinny, guida Weaver, e il terzo è per sistemi blaser. Quindi anche il mondo blaser viene coperto praticamente da Contessa. Sì, perché abbiamo una peculiarità sul nostro tipo di attacco blaser, che praticamente avendo una chiusura molto robusta riesce a sopportare pesi che normalmente con altri attacchi non riescono a sopportare, e causano poi lo sganciamento dell'attacco dall'arma stessa. Perfetto. Allora, rimandiamo intanto i nostri amici sul vostro sito internet, laddove vogliono avere informazioni, che è www.portaotticacontessa.it. Molto bene. Poi, come sapete, amici cacciatori, il successo di cataloghicaccia.it è veramente dirompente, siete quasi in 2000 al giorno che fanno i download, probabilmente c'è qualche amico cacciatore che si fa qualche download, qualche decina di download da solo al giorno, per cui troverete anche il catalogo Contessa su cataloghicaccia.it a disposizione. C'è il download chiaramente anche a disposizione all'interno del sito internet. Io non posso che farvi complimenti, perché grazie, non dico di avervi visto nascere, perché l'azienda è strutturata da tanti anni, ma l'evoluzione che avete dato a questo settore, le idee che portate a conforto, la tecnologia, il lavoro veramente premiano. Grazie mille. E questo ci fa piacere, perché è un'altra azienda italiana che riesce ad affermarsi nel panorama internazionale, lo testimonia anche la vostra presenza qui a IVA da tanti anni. Bene, Andrea, io ti ringrazio. Ringrazio lei, ringrazio voi anche che ascoltate. Bene, quindi vi rimando al sito internet dell'azienda, vi rimando al nostro cataloghicaccia.it, ma la novità di quest'anno, dicevo, è cannarigata.it, per cui Contessa sarà di sicuro protagonista, perché non parleremo solo di armi, non parleremo solo di ottiche, ma parleremo anche di tutto il mondo degli accessori, oltre che del mondo degli accessori della cinofilia, perché poi la canna rigata c'ha le due componenti, c'ha la componente umana e il nostro ovviamente caro amico cane, che ci accompagna in tutte le battute, quindi di sicuro diamoci anche un appuntamento, dato che stiamo lanciando un altro tipo di relazionali e voi siete Valtrompini, neanche si sentiva dall'accento. Bene, faremo su e giù per la Valtrompia, e spero entro il 2018 di sicuro che vi verremo a trovare. È una buona occasione per venirci a trovare l'azienda, perché le vogliamo scoprire dentro le aziende, le vogliamo far conoscere nei dettagli ai nostri amici cacciatori. Molto volentieri. Andrea, grazie di nuovo. Grazie a lei.